Ciao ragazzi, eccoci qua su Speed Tires. Oggi siamo con questo super carro che trasporta legname medio, perché dobbiamo arrivare qui al legname, quindi mettiamo il nostro puntino e poi andiamo a consegnarlo alla nostra destinazione, dove già due ne abbiamo portati, dobbiamo portare altri due e comunque poi siamo a posto. Quindi andiamo con questo qui questa volta, sperando di non fare del casino, come sempre poi. Come sempre faccio io, non so perché faccio sempre casino, mettiamo. Ok, andiamo così di 4x4, non c'è bisogno di mettere il blocco differenziale. Questa è una beffa, eh. Il carrettino dietro non è che proprio mi segue proprio perfettamente, però. Ma chissà, un giorno magari riusciremo a farlo seguire proprio, a guidare qui sopra benissimo. Peraltro ancora non sono usciti degli aggiornamenti per Spin Tires, però hanno detto che usciranno tanti aggiornamenti. Sistemeranno qui la visuale, perché è la parte meno riuscita del gioco, la visuale, diciamocelo, è inutile qui stare a fare dei complimenti per qualcosa che a dire la verità fa schifo. Quindi sistemeranno sia la visuale e poi hanno detto che aggiungeranno la possibilità di mettere delle mod. Ancora non si possono mettere delle mod, non si possono mettere delle mod di nuovi mezzi o nuovi terreni, però hanno detto che lo faranno e quindi speriamo bene. Adesso dobbiamo solo andare là, mancano 250, percorso 250. Questo qui non so se ve lo ricordate, ma mi sembra che l'abbiamo sbloccato nell'ultima puntata, perché era lì fermo senza benzina. Noi siamo andati con la macchina, l'abbiamo sbloccato, siamo a posto. Adesso continuiamo così da questa parte, anche perché non mi ricordo mai dov'è l'entrata per questo cazzo di legname. Fammi vedere, sì, devo continuare, vai, non ti fermare tu se guardo la mappa. Dovrebbero mettere la mappa in fondo da qualche parte, insomma. Perché così è più semplice. Invece così ogni volta devi stare lì, aprire, chiudere la mappa, che palle. Posso anche togliere la trazione integrale, tanto posso andare direttamente così. Qua il terreno è abbastanza solido, abbastanza ben messo, insomma. Si va. Qua invece c'è un po' di fanghia, lo mettiamo il 4x4 subito. Mettiamo anche il differenziale bloccato, perché mi serve. Devo andare fino in fondo, non girare qua, ok. Andiamo così, qua la strada è un po' bruttina. Speriamo poi col carico di non far casino, perché col carico comunque il mezzo si comporta in modo diverso, giustissimo, eh. Ok, di qua accendiamo le luci, ogni tanto mi abbaglia tutto il mondo. Però mi serve, perché non vedo più dove cazzo andare. Cioè mi perdo proprio. Ok, togliamo il blocco differenziale che non serviva più. Passiamo di qua, mi sa che ho fatto il giro sbagliato. Che casino, ogni volta io perdo la strada su sto cazzo di coso. Vabbè, siamo entrati nella parte sbagliata, non fa niente. Adesso noi qua con la potenza passiamo. Sì, questa bella potenza passiamo. Ci siamo bloccati, te pareva? Guarda che mi blocco sempre. Ma perché mi devo bloccare? Perché mi chiedo? Dammi un attimo questo cosino qua. Se riesco a collegarmi qua, vai di F. Ok così, chiudi qua. No, chiudi qua. Va bene. Vai a marcia indietro. Dove cazzo ci siamo bloccati? Ma perché mi capitano sempre queste cose? Dai un colpettino di F. Ok così. Vai a marcia indietro. Va bene. L'importante è uscire da sta cosa. Riusciamo a uscire? Ma che? Mica riusciamo a uscire. Ma guarda tu dove mi vado sempre a bloccare io. Perché non avevo visto che c'era sta cosa qua. Puttana della miseria. Allora ridammi il cosino qua, vediamo dove possiamo collegarlo. Qui! Anzi, qui! Vai che qui è perfettissimo! Guarda come lo faccio tirare proprio, la bellezza! Ops, però non gira più. Ops, mi sa che ho fatto una cappella. Continuiamo così, noi andiamo a marcia indietro e ci facciamo tirare in avanti. Ok, vai! Spingi in marcia avanti. Sali sopra. Toh, che siamo passati! Vai a fare in culo, vai. Tanta potenza e siamo di nuovo bloccati. Tanta potenza e poi non riesci a fare le cose base proprio. Tutta questa potenza è sprecata, mi sa. Su questo mezzo. 50 ruote c'ha e non riesce a girare. Prima giriamo le ruote e poi acceleriamo. Ok, siamo di nuovo bloccati. Guarda tu, se dobbiamo sempre bloccarci. Ma com'è possibile che ci dobbiamo sempre bloccare? Ok così. Vai così, passa di brutto proprio. No, ma qui non passa mai. Ma non passa. Allora, togli questo. Anzi, toglilo di qua. Toglilo. Dove ci possiamo far tirare? Qua. Vediamo un po' se va. Se riusciamo a liberarci.
Sì, riusciamo a liberarci, perfetto. Vediamo che ci sta tirando. No, perché ho premuto quello? Ok, vai così, liberati. Liberati dal male e vai. Ok, siamo passati. Ma cos'è che non passa? Ma perché non passa mai sto coso? Ah, perché si è collegato. Vai così, basta di brutto. C'è sto cazzo di cosino qua. Oh, abbiamo perso 10 minuti solo per entrare in questa cazzo di legname. Ma io mi chiedo, è possibile? Ok, così va bene, boh. Fammi andare a vedere se riesco a accelerare, mo. Non passa, non passa lui, non passa. Peraltro loro non hanno pensato qua di metterci un'entratina. Ma. Ma. Che dire, che dire. Facciamoci tirare qui. Ok, andiamo un po' in marcia indietro. Non riusciamo più ad andare neanche a marcia indietro. Sì, ce l'abbiamo fatta, vai che ce la facciamo. Perché c'è un pezzo di albero lì che ci rompe le palle in un modo assurdo proprio. Ok, così. Mo accelera davanti. Mo così ti voglio, così. Vai così, allora liberati di sto coso. Aspetta che non vedo più niente. Ok, meno male che sistemeranno la visuale, perché così c'è da impazzire, eh. Allora, qui avevo visto un punto d'attacco. Qua. Vai così che ci facciamo tirare. Diamoci anche noi una spinta. Vai. No, però gira con le ruote di lato. Tu intanto tira. Vai che deve passare. Non ce la fa, non ce la fa. Mi sa che si spezza in due adesso. Allora, ritorniamo al garage. Perché non si può andare avanti così? No, che cazzo fai? Garage, sì. Ok. Ok, torniamo a marcia indietro. Rifacciamo tutto il giro. Se no qua perdiamo tre quarti d'ora a cercare di salvarci. Facciamo prima andare di nuovo alla destinazione. Ho sbagliato, si può sbagliare. Il bello di questo gioco è che c'è la versione multiplayer. Allora, che succede? Se tu ti blocchi, c'hai un compagno vicino, il compagno ti sblocca. Metti 4x4, sennò qua non ci passiamo più. E quindi questo è il bello di questo gioco. Mi piacerebbe farlo, indovinate un po' con chi? Con quel tale Ale. Sarebbe proprio bellissimo farlo con lui. Io lo faccio lavorare e io intanto guardo. Così mi piace a me, come penso un po' a tutti. No, vabbè, secondo me sarebbe bellissimo, perché uno va avanti con un camion, uno va dietro con l'altro, due camion diversi, facciamo subito le consegne. Poi se uno si blocca c'è l'altro che ti aiuta. Io l'ho visto giocato da Squirrel Nuts, è un utente YouTube, l'ha giocato con gli sviluppatori del gioco. Non so come cazzo abbia fatto a trovare la via per parlare con gli sviluppatori del gioco e anche farli giocare al loro gioco. Comunque ce l'ha fatta. Ed erano in 3 o in 4, non mi ricordo, la fine del mondo, perché quando uno si bloccava c'erano già due che ti tiravano fuori. Veramente bellissimo giocare così. Fammi un po' vedere. Sì, vai dritto. Togli anche trazione integrale che non ci serve. Qua la cosa è buona, il terreno è buono. Vai così, terza. Vedi se ce la fai a mettere una quarta. Un po' di trazione integrale te la do. Ce la fai? Ce la fai? Lo sento vibrare di brutto sto camion. Poi 8 ruote, tutte motrici, e mi si blocca. Cioè, questo dovrebbe tirare giù le case, dovrebbe tirare giù. Peraltro avevo la gru, potevo anche pensare di... Fammi un po' vedere, come cazzo ci si arriva là? No, devo andare fino in fondo. Non è semplicissimo trovare la strada, in questo fango qui. Molto spesso mi sono perso. Cioè, l'avete visto anche. Quante volte abbiamo ricominciato? Qua mettiamo blocco differenziale, che sennò ci fermiamo. Ok. Un altro po' avanti. Non a questa, la prossima devo girare. Da quello che ho capito. Alla prossima, però dove siamo arrivati prima? Stai a scherzare? Dici di andare di qua, dice. Ma qui la strada finisce, buon uomo. Lo vedi anche tu che la strada finisce qua. Qua facciamo la fine di prima. Ah no, forse devo prendere questa, guarda. Oh, eccola dov'è, è qua, ho capito dov'era. Ho sbagliato di poco,
Andiamo, andiamo, anche se ci sono delle rocce che ci potrebbero un po' rompere le palle. Prima giriamoci, poi carichiamo il legname, perché altrimenti poi dopo è un casino, ve lo dico già adesso. Qua siamo extra lunghi, quindi mi devo prima girare. Peraltro non va bene come mi sto girando. Giriamoci bene. Le ruote fanno una fatica a girare, queste ruote qua. Ok, uno ce n'era, l'ho preso io, l'ho preso. Perché non gira, non gira lui, non gira. Mi fa disperare, mi fa questo camion. Guarda, non gira neanche a pagarlo. Eppure non siamo ad alta velocità, che dici tu, boh, c'hai differenza, è bloccato, allora non ti gira per quello. Bassissima velocità gira lo stesso, ecco. Sto cazzo di carrettino dietro, mo. Ok, sbattiamo avanti, sbattiamo indietro, prima o poi passeremo. Ok, sono proprio bravo a fare manovra, Sto cazzo di carrettino, guarda che mi fa ribaltare. Sapevo io che mi ribaltavo. Sto carrettino di merda. Non si gira più. Ok. Ok così, secondo me ce l'ho carica adesso. Legname, ok, carica. Posizioni il tuo carrello correttamente. Ma perché? Perché? Chiedo io, perché? Dove te lo devo mettere? Peraltro con sta cazzo di videocamera che va dove vuole lei. Ok, qua. Non vedo niente, non vedo. Ok, così, mo vai verso avanti. Vediamo se me lo fa caricare. Adesso sì, Ci ha messi bene adesso. Carica, posiziona correttamente. Ancora sta cosa non l'ho capito, come cazzo devo metterlo. Ok, così, bene, così è perfetto proprio. Ok, così è dritto. Posiziona correttamente. Ma correttamente dove? Rispetto a cosa soprattutto? Allora, peraltro qui dobbiamo ricordarci che si fa manovra. Quindi quello è un carrettino che gira in modo inverso. Va bene qui? Posiziona correttamente. Più corretto di così. Ok, così, così è dirittissimo. Carica, to, 4 punti di carico, vai. Sì, mo vai un po' indietro. Che dobbiamo uscire, da dove? Cerchiamo di non sbagliare adesso, perché qui se sbagliamo adesso siamo fregati. Peraltro non vedo niente con sta videocamera. La visuale è proprio completamente sballata. Ok, giriamo di qua. È piccolino lo spazio dove passare, però passeremo. Ce la facciamo? Così? Così? Toh, guarda come va, guarda come cavalca sto coso. A bellezza proprio. 8 ruote motrici si fanno sentire finalmente. Ok, attenzione che c'è un albero. Togli il blocco del differenziale. Cos'è quella luce là? Vedo una luce, vedo. Mi sa che ho sbagliato di nuovo strada. Infatti, ho sbagliato strada. Come sempre, io sbaglio sempre strada. Ma com'è possibile? Guarda che sbagliare strada sempre, sempre, sempre è veramente brutto, E che cazzo. È come se non riuscissi ad andare avanti. Peraltro con sta visuale qua mi fa diventare matto. No, dobbiamo andare là, sulla... Qua, vai di qua. Vediamo se riusciamo a passare adesso. Perché ci sono degli alberelli, ma secondo me questi qua li mettiamo giù. Bene. Dovremmo farcela. Vediamo un po'. E invece non ce la facciamo. E ovviamente suonano sempre la porta. Ok, continuiamo il nostro gioco. Loro disturbano qua mentre io sono in un'impresa particolare e difficilissima. Non capiscono che non devono... Ok, qua abbiamo trovato la strada. Anzi, aspetta che mi metto prima ogni cosa il mio. Se no qua faccio veramente... No, mettilo qua, andava bene, andava. Altrimenti qua se non vedo dove è la strada io sbaglio. Peraltro io vedo tipo... O i funghi si illuminano in un modo incredibile. Cioè sono funghi allucinogeni proprio. Sono quelli che li mangi e muori. Ma perché ho sbagliato strada? Perché, mi chiedo, perché?
Faccio sempre ste cappelle. Ma un buco per passare, io non lo trovo. Peraltro sta visuale mi sta veramente distruggendo i maroni. Per dirla in modo molto elegante, ecco. Vediamo se passiamo di qua, se riusciamo. Anche a far del danno, chi se ne frega. In mezzo a questi due alberi, vai così. Vai che tira. Vai che ce la facciamo. Toh, abbiamo ripreso la strada giusta. Qui disboschiamo la foresta noi. Ok, vai così. Blocco differenziale che faccio? Lo lascio? Beh, io se lo lascio, va. No, no, lo tolgo. Ce la fa, perché devo lasciarlo? Non è che ce la fa più di tanto, eh. È che va lento, non so perché quando carica il materiale va così lento proprio. Qua c'è un po' di fango, ho rimesso il blocco differenziale. Ok, lo ritolgo per andare un po' più forte. Perfetto che ce l'abbiamo recuperato. Nonostante abbiamo fatto una cappella all'inizio, abbiamo recuperato. E di seconda lui è completamente impallato, eh. Metti la terza. Vedi un po' te. Se ce la metti la terza non è male. Ah, peraltro dicevo, ho letto quello che vogliono fare con il gioco. E vogliono anche mettere il supporto al G27. Fantastico, se lo mettono lo giochiamo in quel modo. E in più vogliono mettere la visuale interna. Io aspetterei prima di vedere la visuale interna e poi di giocare col G27. Cioè, più importante è la visuale interna. Con la visuale esterna, col G27 non ci giochiamo. Perché non capisci, come fai a capire dove sei e dove non sei. Andiamo di qua. Forse dobbiamo mettere il blocco differenziale di nuovo. Ok, l'abbiamo messo. Perfetto così, vai. Cavalca. Corri ragazzo laggiù. Ok, vai così, guarda come vado bello, guarda. Toh. Che poi uno dice che non ce la fa. Ce la fa. Questa è una belva. Abbiamo tirato giù qualcosa, non so che cosa. Comunque, non ci facciamo di questi problemi noi. Io direi di continuare, abbiamo 350 litri, dovremmo farcela. Danno ne abbiamo pochissimo. Si sta ribaltando dalla parte sbagliata. Ok così. Vai. Allora, mettiamo intanto un altro cosino. Qua devo arrivare fin qua. Poi qua. Non mi ricordo più, devo andare fin qua in giù. Ok, così capisco che devo girare. Poi faccio di nuovo una curva. Poi dritto fin qua. Ok, fa tutto il percorso, così sappiamo sempre dove andare. Perché è un casino, se ti vi perdete qui dentro c'è. Non riesci più ad uscire questo cazzo di carico. Non mi ricordo poi se ci ho dato 4 punti o 6 punti col carico medio. Comunque, se io mi perdo adesso con sto carico, con sto cazzo di mezzo pesante, enorme peraltro, non ne esco più, Togli il blocco differenziale che non ci serve. Quindi bisogna sempre seguire la strada. La cosa importantissima, cioè il modo per finire sto gioco è seguire la strada. Infatti io all'inizio me la sono sbloccata tutta la mappa, perché altrimenti non ne uscivo più fuori, Ok, qua vedo intanto nella vecchia fattoria si è rimbambita di nuovo la visuale, cosa che capita sempre. Io non so perché, io spero che al più presto possibile possano sistemarla, perché è veramente fastidiosa la visuale. Guarda come va, lui non si ferma nel fango, qui è il fango proprio pesante, non si ferma neanche col carico. Bene, qua con la Jeep ce l'avevamo bloccati ed eravamo scarichi. Beh, la Jeep proprio non serve a niente, secondo me è un Land Rover o un Wrangler. Boh, adesso non lo so. Complicazione, togliamo il blocco differenziale che non ci serve più, tanto siamo usciti qua dalla merdina proprio. Ok, continuiamo qui su questa strada. Questo coso è lento, sto camion non è velocissimo, è molto lento, però il suo dovere lo fa, ecco, non è che ci possiamo lamentare. Cioè, a destinazione ci porta con lentezza, con molta calma, però ci porta, non si ribalta. Cioè, gli altri camion non sono così potenti. Questo secondo me è uno dei migliori che c'è in questo momento. Io sono contento di vedere quando poi metteranno le mod, soprattutto perché devono mettere le mod in modo tale da non rincoglionire Steam. Perché Steam, quando incominciate a mettere delle mod, vede qualcosa che non va e rischiate. A volte si rischia con le mod su Steam, perché
Steam non vuole che si modificano i falli Steam ed è veramente fastidioso. A parte su Euro Truck Simulator, che comunque l'hanno implementato nel modo corretto, Steam non... cioè io avevo trovato la mod di Formula 1 2013 per avere Formula 1 2014, però non me la sento di metterla perché devi bloccare Steam, devi bloccare questo, blocca quello, cioè lasciamo perdere, va, facciamo più danni che altro secondo me. Peraltro devo ricordarmi di, cioè non so se ce la facciamo ad arrivare completamente adesso a destinazione, perché sto finendo la benzina. Qua devo girare, mettimi il blocco differenziale, gira. Gira, t'ho detto. Dobbiamo andare di qua. Passiamo, va. Così. Il camion si sta danneggiando, bene. 3 danni, vabbè, 3 di danno non fa niente. Ne ho 800, guarda lui che sale, che è la bellezza. Cioè sale in un modo incredibile, sale. Cioè quando blocco il differenziale e metto la trazione integrale non c'è niente che può fermarlo, neanche l'acqua. Questa sì che è una belva di macchina. A me piace più questo mezzo, cioè se mi dovessero dire scegli fra guidare questo mezzo o una Formula 1, una macchina da Formula 1, quindi una monoposto, boh, io sarei molto indeciso, perché comunque, aspetta un attimo, fammi vedere qua. Devo andare a destra, ok? Anche se di qua il tragitto era tutto su asfalto. No, anche di qua, ok, perfetto. Teniamo ancora la trazione integrale per un po', finché non usciamo, poi la togliamo così. Ok, tolta. Così consumiamo qualcosina in meno anche. Se mi dovessero dire, scegli fra questo una monoposto da Formula 1... Boh, la monoposto da Formula 1 no, dai, scelgo la monoposto da Formula 1. Però questo è un mezzo che mi piacerebbe proprio guidare dal vivo. Cioè, sai che potenza che c'ha nella realtà sto mezzo? Che bello guidarlo poi in queste condizioni. Ops, c'è un ponticello. No, era meglio se andavo dall'altra parte allora. Mi sa che era meglio se andavo dall'altra parte. Vabbè, ormai siamo qui e lo facciamo di qua. Proviamoci, al massimo abbiamo perso una puntata a cazzata proprio. Ok, di qua. Piano piano, piano piano. Piano piano così, dritto. Dritto. Non cadere nei buchi. Perché là il problema è se cadi nel buco, come cazzo lo ritiri su sto camion? Mica lo tiri su come una Jeep, che la spingi un attimo. Ok, qua sempre dritto, se abbiamo la strada. Scusatemi se ogni tanto guardo la strada, ma è che sta linea rossa non è che segue proprio la strada, ogni tanto va nei boschi, quindi mi perdo io. Non è che me la ricorda a memoria sta mappa. Ovviamente è impossibile ricordarsi tutte le mappe a memoria. Io non so come fanno alcuni a ricordarsi le mappe a memoria, cioè dico, ma che cazzo vi siete fumati? Aspettate un po', che io qua mi sa che ho fatto una cappella, com'è che si fa a zoomare? Ah, io posso andare anche di qua, posso andare? No, no, fermati. Noi arriviamo fin qua e poi giriamo a destra. Sì. Così arriviamo a destinazione. Poi andiamo fin qua, poi vediamo un po' come trovare la strada fin qua magari. Poi giriamo a destra. Boh. Ok. Io direi di fare così. Perfetto, perfetto. Ecco perché bisogna sempre guardare la mappa. Perché ti perdi un attimo perdersi in sti boschi. Non è che io conosco solo boscaiolo. Qual è questa che devo prendere? Qui a destra? No, più avanti a destra. Mi sa che devo girare qua però, Mettiamo il trazione integrale, anche se consumiamo qualcosina in più. Ma mi sa che devo girare qua, ok. Sto camion non gira. Neanche a pagarlo gira. Ad alta velocità poi. Quando girate dovete lasciare l'acceleratore, altrimenti sto coso non gira. E mo vado dritto, ok. Trazione integrale c'è. Cerchiamo di non ribaltarci col carico, altrimenti perdiamo il carico, abbiamo fatto 25.000 km per niente. Così, così, così. Guarda, calmo, calmo. Camminiamo al centro invece di camminare sulle strisce. Vabbè, camminiamo sulle strisce. Camminiamo dove ci capita, insomma. Se cammini sul centro, cioè, dovrebbe essere più dura, quindi meno fangosa, meno pericolosa. Però, mo vediamo un po' come si fa. Cioè, l'importante è camminare e non ribaltarsi. Peraltro c'è un bug in questo gioco che mi mette il volume del gioco sempre a zero. Infatti io a volte non capisco perché non si sente. Poi mi ricordo che magari devo andare a controllare il volume. Ma io l'ultima volta l'avevo lasciato al massimo, quindi non so perché fa ste cose. Qua non so se ce la facciamo a tirarci, Qua devo utilizzare per forza il blocco differenziale. Anche se non serve il blocco differenziale qua. Qua è una questione tutta di potenza. Vai così. Mettiamo il blocco differenziale. Sì, col blocco differenziale va meglio. Fa più trazione, si vede. Si vede che qualche ruota non è messa proprio bene, qualche ruota. Quindi continuiamo così.
Ah sì, perché è fango, guarda lì come va giù. Sì, è fango, è fango. Ok. Ok, così, che siamo quasi arrivati. Dovremmo essere arrivati, credo. Scendiamo di qua, adesso in modo calmo. Senza ribaltare. Eccolo, eccolo lì. Eccolo lì dov'è. Ok, ho detto senza ribaltarci, ho detto. Ma tra poco mi ribaltavo io per fare il minchione. Ok, così. Vai. Destinazione, sì, c'è un camion, c'è, va bene. È il nostro. Cazzo, è in mezzo alle palle, aspetta un attimo. Cambia camion. Aspetta un attimo che sposto sto coso. Vabbè, sì, non ti preoccupare, tu accendilo che devo spostarlo un attimino. Che è in mezzo proprio ai coglioni. Questa è la più veloce, eh. Più veloce, più agile anche. Mettiamolo qui. Ok. Blocca, chiudi il motore. Come si fa a chiudere il motore? Fermi il motore, eccolo qua. Cambia camion. Girati, 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 girati. Quello voglio. Ma va, fa culo, va. 20 centimetri, non riesci a beccarlo. Ok, questo. Perfetto. Vai su, vai su, vai su così. Vai su che questo qua secondo me lo sblocchiamo già, eh. Ve lo prendete? No, no, andava bene. Scarica. Toh, l'abbiamo fatto. Ma ancora ce ne mancano dei punti. Ce ne mancano altri due. Ma vaffaculo. Peraltro se potessimo sbloccare quel garage lì sotto non so come fare. Allora, io direi di... Bloccato, cos'è sto... Ah, un altro garage bloccato. Cos'è sto mezzo qua? Sta C... 5... Ok, questo, qual è? Ah, è quello della benzina, ok, quello che non serve a niente. Tu non serve a niente, bello mio. Poi qua, ok, c'ho quello. No, basta. Questo qual è? Questo è lì, questo è anche lì. Ok, allora, nel prossimo video io riporterò quest'altro mezzo che abbiamo lasciato qui a destinazione. Qual è? No, questo. Quell'altro, dov'è? Questo. Riporterò questo qui vicino al garage. Andiamo a prendere un carico e lo riportiamo qua, così facciamo il primo obiettivo di questa mappa. Quindi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!